È lo statico, è lo statico. Su, tampone, si muova. Non lo vede dove è il vaso? Ma com'è possibile? Abbiamo un blocco demenziale piuttosto rilevante. È strano, l'esame radiografico sembra tutto normale. Divaricatore, visto che... Luce, luce! Chi è quel cretino che ha detto luce? Io ho detto luce. Luce sussidiaria. Signor, sì. Io non ho usato in faccia quella lampada. Scusi, signor colonnello, se tocca la lampada perde di sterilità. Si faccia i cazzi suoi. E lei, tenente Picella, cerchi di tenere addormentati i pazienti e stia sveglio lei. Agli ordini. Sei scostato il generatore! Emergenza, emergenza! In guerra succede di tutto. Candele, così se muore siamo pronti per la cerimonia funebre. Anatomica. Ma cos'è, cieco lei? Eh sì, è proprio cieco. Lo faccio disinfettare, lo faccio bollire, signor colonnello. Si faccia bollire le palle. Alto. Piove. Queste tende sono uno schifo. Beh, che cosa aspettiamo a spostare il paziente? Vogliamo vederlo annegato? Sì, sì. Pronti allo spostamento? Via Plebocrisi. Plebocrisi, via. Sollevare. Spostare. Deporre. Appendice perfettamente sana. I conti li facciamo dopo, Ricucire. Abbiamo finito. Sì, sì. Alt! Esercitazione terminata! Basta così! Spegnere il registratore! Chiudere l'acqua! Tutto a posto! Questo è soltanto un pallidissimo esempio di quella che è la chirurgia di guerra, quella vera, sulla linea del fuoco. Ricordo che una volta, durante la battaglia, eravamo rimasti senza anestetico. Dovevamo lavorare casi urgenti. Bene, abbiamo ubriacato con aggrappi feriti e li abbiamo storditi con stoppacci imbevuti di benzina. Chi è il genio che ha diagnosticato un appendicite inesistente? Io, signor colonnello, sono stato io. Complimenti. 10 di arresti e un mese di licenza al malato, quale doveroso risarcimento. Passami il sapone. Tenga. Indovinate chi ho sognato stanotte. E chi ha sognato, Suor Celeste? Il tenente Guidotti. Sera veo come un angelo. Ma Suor Celeste, ma che fai, miracoli quando dormi? Ah, io sono fuori quadro. Suor Celeste deve sposare il tenente Golò, vero sorella? Sì, quando avrò ottenuto il divorzio dal nostro signore. Ah, sappia comunque che sposerebbe un pessimo chirurgo. Confonde l'ernia con l'appendice. Io me la sono già tolta l'appendice. Ah, sì? Sì. Allora si è già mostrata nuda davanti a un uomo. E se pure è fatta toccare, Ma necessità. Scusi, signor colonnello, mi concede un autografo? Come no? Ah, il mio libro di poesie. Ma come? Tenente Colò, lei è un bel paravento, ma si ricordi che la punizione rimane, Oh. Ad ogni modo glielo firmo volentieri. Curioso. Sapete quando ho scritto questo poemetto? Esattamente 20 anni fa. Peccati di gioventù. Non capisco però. L'ultima edizione è esaurita. Dove la trovate? Al corpo di guardia. Ce n'erano 8 copie. Ah, sì, è vero. L'avevo portata io. Già, ma erano destinate alla proprietà intellettuale dello Stato Maggiore. Come si è permesso? 10 giorni di arresti più 5 per sottrazione di prodotti culturali. Il nostro colonnello è un duro soldato, ma dentro è un tenero poeta. Non mi pigli per il culo, sorella. Ah, no? Già che c'era, colonnello... poteva addirittura firmarsi generale. Ah, ma lei si diverte a farsi punire. Altri 5 giorni di arresto per violazione di segreto militare. Ospedale militare Napoli, sale operatorio. Vai tranquillo. C'è il generale Pasta per lei, colonnello. Ciao, generale. Aspettavo la tua telefonata. So già, so già.
No, non per telefono. Detesto il telefono. Voglio sentirlo dalla tua viva voce. Lascia per ora che ti dica semplicemente grazie. No, no, non eludere, amico caro. Accetta invece la mia obbligazione nel giorno più radioso della mia vita. Sì, sì, lo so. Ti lo segno. Ti raggiungo subito. Ciao. Non dimentichi che alle 3 si deve operare il tenente Sars. Le emorroidi aspetteranno. Operiamo domani. Vorremmo essere noi i primi a festeggiare la sua promozione. Beh, ma insomma, che cos'è questa emorragia di notizie? Ad ogni modo, se non avete impegni, questa sera siete ospiti a cena a me. Lo ringraziamo, signor colonnello. Anche lei, tenente Colò. Grazie, signor colonnello. Ti chiamo mare, ti credo fiume e amore grido solo nella notte. Pazza, abbiamo un altro poeta soldato, eh? Bravo. Bene. Vede a terminare accesso quello che ha cominciato a fare nel lavandino. E mi considero gli arresti per 3 giorni? Pronto, dammi Firenze 24126, urgente. Anche. Ma prima fa la piazza pulita dei gonococchi che ha depositato sulla maiolica con abbondante permanganato. Vada. Signor sì. Sì, qui il colonnello Leone. È in casa il generale Pigna? No? Bene. Vi passi allora la contessa sua moglie. Sì. L'ho, finalmente. Venere non siete soltanto, ma sibilla dagli dei ispirata nel futuro pronosticando. Poeti si nasce e generali prima o poi si diventa. Come lo sapevate? Sibilla. È appunto per la nostra affinità elettiva che volevo rendervi partecipe della mia promozione. Sì. Come? Eravate in disabilità? Ma non state tranquilla, non vi guardo, come potrei. E quanto anche lo potessi, non oserei. Consentitemi allora che mi denudi io, almeno per teleselezione. Maiale! Ma cos'è, un cesso? 10 giorni di rigore! Perdonate, donna Lola, ma spesso l'esercito presenta gli aspetti più triviali della virile umanità. Attenti! Agli ordini. Si possono inoltrare con urgenza dei fiori a Firenze? Signor sì. Rose. Rosse? No, bianche. Quelle, tutte. Beato chi riceve. Dica, signor colonnello, a chi vanno? Scriva. Donna Lola Pigna, Borgo Abugiano, Firenze. Testo? Tra le rose, mia leonessa, c'è un ruggito che è promessa. Leone. Leone. Inoltre urgente, mi raccomando. Lampo, signor colonnello. Sono 20.000 lire. Però. Non mi hanno promosso. Ma allora me lo potevi dire al telefono che me l'avevano messo nel sedere, no? Figlio mio, tu hai detto che volevi sentirlo dalla mia viva voce. E ora con la mia viva voce ti dico che ho fatto i salti mortali. Ma ti hanno trombato. Resti colonnello, hai capito? Ti dico un pretesto. Una scusa l'avranno pur trovata per fottermi, no? Prima di tutto, non c'erano vacanze per il grado superiore. In secondo luogo, che da già lì. Su, parla. Che facciamo? I misteri fra di noi, eh? Babù, hanno ritirato in ballo tuo fratello, le sue famose idee politiche, rosso di qua, rosso di là, la solita storia. Belle chiavi. Ma è colpa mia se ho un fratello iscritto al Partito Comunista. Ma non è più nemmeno comunista, rivoluzionario, antimilitarista. Lo so. In due parole, lottatore continuo. È figlio di mio. Tenete la stessa mamma, Leo. E quanti generali hanno fatto? 12, due dei quali sono sicuramente raccomandati. Avranno i fratelli liberali, che vuoi che ti dica. Io so che alcuni hanno solo la licenza elementare, mentre almeno io ho una laurea. Lasciamo perdere la laurea, Leo. Grisson. No, lasciamo perdere un accidente. Perché se io lascio il bisturi, prendo la penna. E se prendo la penna, la uso come una spada. Calma, Leo. Niente libri e niente memoriali, altrimenti non ti posso aiutare nemmeno io. Lascia perdere, figlio. Tu lo sai in che giro di cose viviamo.
invidie, gelosie, vomitate. Diciamo pure inculate. Ah, è questo il linguaggio che usi nelle tue poesie? No. Peccato, me la sarei proprio letto volentieri. Oggi tengo polso distratto. Beh, per la greca è andata male, ma sono riuscito a farti trasferire. Gran bella notizia. E qual è la mia prossima destinazione, se è lecita? Gaeta? Ma che Gaeta è Gaeta? Andrai a dirigere la scuola superiore di sanità a Firenze. E chi vuole capire, capisca. Sottolineo Firenze, eh? No, è inutile che sottolinei, so a che cosa vuoi alludere. Ma ti sbagli, di grosso. Quanto si è complicata, Leo. Dammi retta. Vai a Firenze e non mi rompere le palle, va bene? Dove andate? Atene! Sempre dritto, dopo il cimitero! Sol capitano! Che c'è? Che sei il mulo Pasquale, che sei una settimana che non va d'accordo! Quella di re invece, eh? La scialappa è finita! Dagli una bottiglia di olio di ricino, aspetta, aspetta che te lo do io! Vieni! Grazie, sol capitano! C'è qualcuno? Rispondete! Qualcuno? Qualcuno? Come vedi, siamo in molti. Molti morti e pochi vivi. Ma il maggiore medico, dov'è? Del medico c'è rimasto soltanto un braccio appeso a un albero. Il resto del corpo è là, nella voiuzza. Io sono il capitano veterinario Leone. Sì, ho capito, ma questa non è una stazione di moda. Qui c'è bisogno di un chirurgo. Tirati sulle maniche e tolti da parte. Ma che maniche? Io non sono un medico. Io mi intendo soltanto di muli, di cavalli, di cani. E tu fai conto che questi siano animali? Quello non è un uomo, è un mulo. Ha una pallottola nello stomaco. Operalo, se non vuoi che muoia dissanguato. Senti, qui, se non ti opero io, non ti opera nessuno. Farò quello che potrò. Però ti avverto, Io sono un veterinario. Peggio delle bestie, porca matosca. Non cominciamo niente, eh? Addio proprio a me. Questa è la guerra, caro. Madonna mia. Mandatemi a casa, mandatemi a casa. Calma, tu come stai? Signor capitano, grazie. Signor generale, come andiamo? Se deve amputarmi la gamba, lo faccia presto. Io mi fido di lei, ciecamente. Cercherò di salvarla. In guerra i generali sono molto più necessari dei muli. Lei è un vero soldato. Dovrebbero essere tutti come lei, i nostri medici militari. Io faccio soltanto il mio dovere. Le do la mia parola che sarò io stesso a proporla personalmente per una ricompensa al valor militare. Chi è quel figlio di puttana che ha detto che facevamo una passeggiata fino ad Atena? Oh, mozza la cicata! Mandatemi a casa! Mandatemi a casa! Soldati! La vita militare è una grande fregatura! Ve lo dice il colonnello Leone! Obiettori di coscienza! Unitevi! Basta con gli apparati militari! Le guerre si fanno che per succede? Niente, niente! Incrementare la borsa nera! Le guerre ammazzano gli artigiani, braccianti, le vergini, muli, cagnolini, ferrovieri! Ha ragione mio fratello Medeo! Lui sì che è un vero compagno! Basta! 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 Generale, si sente poco bene? Che volete? Ha bisogno di qualche cosa? No, che è successo? L'ho sentita urlare. Non ero io. Non si preoccupi, signor generale. Anch'io lo penso come lei. Ah, buonanotte. È inutile. È inutile. 30 anni che dura questa storia.
posso dormire disteso, non posso. Devo per forza dormire in piedi. Piano, piano, fate piano. Pare che stanno a portare chissà chi. Il colonnello Leoni? Leone, signore. Si aspettava per domani. E invece la pacchia è finita oggi. Vi farò sputare sangue, andiamo. Quanti ne abbiamo in forza? 105 allievi medici più 30 farmacisti. Degenti? 51, di varie armi. Stato psicofisico? Blenorragie, sifilide, infarti, fratture, un solo decesso. Infarto o sifilide? Delusione d'amore. La sua moglie l'ha abbandonata e lui si è ficcato un coltello in pancia. Ah, morte giapponese? Signor sì. Lei ha dei borzacchini in uno stato indecente. Borzacchini? Pelle fangose, le scarpe, le faccio pulire. Le faccio pulire anche i viali di questo giardino. Signor sì, ma sono puliti. Lei mi ha capito perfettamente. Li faccia ramazzare di tutti questi lavativi. Signore. Via, via, rapidi! Non voglio vedere nessuno in giardino. Tutti nelle amerate, forza! Via! Ma non doveva arrivare il colonnello Petralli? Sì, ma lo sai che a Firenze le mandano tutti rompimenti dei coglioni. Sergente! Guardate! Com'è, signor colonnello? Con me anche i muli devono marciare al passo. Sì, sì. Il passo! Maggiore medico Poli agli ordini, signor colonnello. Ha fatto bene a presentarsi, l'avevo scambiata per il macellaio. Lo sono, ho appena terminato di tagliare un cadavere per esercitazione anatomica. Il suicida? Signor sì. Molto bene. Comandi. Attenzione! Sinistra! Silvestri! No, il mio posto non lo lascerò mai! Mai! Ti sei barricato lì dentro, eh? Ma ti devi rassegnare! No, no! Io il peggiore non ti vado, Leone! Non ti vado! Vuoi che conquisti la mia posizione d'assalto? E provati, se sei capace! Avanti, provati! E allora! Ma sei sei proprio diventato matto! Il colonnello Silvestri non abbandona la posizione, la difende coi denti! E piantala con queste bambinate. Dopotutto sei un ufficiale superiore con diritto al cavallo, no? Hai 3 minuti di tempo per lasciare la scuola superiore di sanità per sempre. Non prendo ordini da te. Noi siamo pari grado e io da questa seggiola non mi muovo. Ti dispiace abbandonare il seggiolone, eh? Su, presto, prendi le tue masserizie e lasciami questo stramaledetto posto. Ma scusa, è colpa mia se ti hanno trombato. Se invece di promuoverti ti hanno trasferito qui. Chi ne ha colpa pagherà, stai tranquillo. Mica tutti possono farci generali. Lo sai, oramai ne abbiamo più di 2.000 di generali. E per questo di colonnelli ne abbiamo almeno il triplo, 6.000. Anzi, 5.999. Perché adesso tu, d'urgenza, esci dai ruoli. È inutile che fai il fanatico, perché anche tu, qui colonnello entri e colonnello rimani. Come me, che hanno dirottato
sopra un binario morto. Ci penso io a risuscitarlo, non ti preoccupare. Saresti il primo soldato a fare un miracolo. Sei una parecchiaia. Ma lo sai, Leone, che cosa perdo andando via di qui? La gioventù. Ma là che te la sei goduta tu, la gioventù, vecchia Silvestri. Va, va a goderti l'immeritato riposo. Per me tu sei già sclerotico. E io ti dico che tu crepi prima di riscuotere la prima rata della pensione. Io mi gratto le palle. Lo sanno tutti che se l'hai mangiata il Rasmangasha. Padua, 1935. Gentile Lola, sono giunto oggi a Firenze e già mi avete ferito il cuore. Le rose che avete rimandato hanno infilato le loro spine nelle mie carni. Ma non mi arrendo. Potrò rivedervi? Rispondo io stesso. Sì. Che faccio? Fernando? No, non Fernando. Pucci! Pucci! Comandi, sul colonnello. Hai sellato la cavalla? Signor no. E chi aspetti? Luna? Ed è malata. Che cos'è? Febbre da cavallo, sul colonnello. So io che cos'è quella squadrina. Mandala da monte e vedrai che guarirà. È una troia sentimentale. Beh. Che linea. Che stacco di cosce. Quella sotto in maschera deve far favino. Tu devi parlare solo quando piglia la cavalla. No, dicevo, sor colonnello, che la signora del generale dà la cavallina che leva. Comandi, sor colonnello. Niente, è stata colpa mia perché ho tenuto invece di mollare. Piano, piano, cacchio. Cosa fate? Adagiatela lentamente, dolcemente, così. Potrebbe essere lussato. Vediamo, vediamo. Cos'è qui? A metà tarso, forse. Signor ufficiale, potete tornare ai vostri cavalli. Donna Lola ha bisogno soltanto di un medico. Signor sì. Male? Favaluccio. Qui? Sì. Credo proprio si tratti a metà tarso. Mi spiace, ma devo denudare la caviglia. Vi duole? Cosa senti? Il piedino profumato della uova. Le sue rose sì che erano profumate, colonnello. E vuoi? Non vorrei fossero interessati i legamenti, fa male. Cosa sente? Come una fitta. E come un formicolio. Ma se vi piacevano le rose, perché me le avete restituite? Forse delusa per la mia mancata promozione. Aia. Ma cosa dice, colonnello Leone? Alle donne non piacciono i vinti, coloro ai quali fa notte innanzi sera, come dice giustamente il poeta. Ma no, si figuri, glielo rimandate perché mio marito non vuole fiori per la casa, non avrebbe messo in croce. Aia! Possono? Fa male qui? Sì. Credo proprio abbiamo una distrazione della strada. Che cos'è? È uno di quei sette ossicini che uniscono la gamba al calcagno. Come dire che può bastare un ossicino per potermi riavvicinare a voi. Lei mi vuole compromettere. Non mi faccia pensare che se vado a trasferire a Firenze per me. Oh, no. Sarebbe come se io osassi sperare che siete caduto da cavallo per la stessa ragione. Diciamo che è stato il destino. Diciamo che sta arrivando mio marito ed è meglio che lei si scosti. È una tale giornata nera. Ma non si allontani. Ma no, ma è troppo. Così si confessa colpevole invece innocente. Mi aiuti, ma cosa fai impalato? Oh, Arturo, sono caduto da cavallo. No, niente di grave, è una semplice slogatura. Acqua, vegeto minerale. Notizie da Malta? Da Gibilterra? Nessuno. Arturo, andiamo, mi fa male tutto, su. E la Lamei si combatte? Signora? Ma allora che cosa fanno le colonne corazzate del maresciallo Rommel? Si ritirano ordinatamente nelle posizioni prestabilite. Arturo, ma quante volte te lo devo dire che la guerra è finita? Menzogne del nemico, mi tenga informato. Signor sì.
È la seconda volta che gli capita. Ma questo è Artelio Steros galoppante. Oddio mio, ma com'è possibile così tutto a un tratto? Succede. Ma da quanto tempo è ridotto così? Certo, è sempre stato un carattere difficile, una personalità complessa, ma adesso, da quando l'hanno trombato le elezioni, è peggiorato. Un generale, caro colonnello, non si può fidare di nessuno, nemmeno della destra nazionale. Io gli avevo detto di presentarsi come repubblicani, oltretutto il nostro esercito è repubblicano. Ma lui niente, è una testa dura. Quante vittime illustri fa la democrazia? Faccia suonare il silenzio. Si sono appena alzati, stanno prendendo il caffè. Voglio il silenzio più assoluto, capito? Faccia suonare il silenzio. E se non ci sente, macchie visto. Signor sì, ma il caffè? Me ne mandi una tazza, bollente. Nell'assumere il comando della Scuola Superiore di Sanità, mi decido a scrivere le mie memorie militari. Saprà la mia penna essere eloquente come furono i fatti, le vicende che scandirono la mia carriera e la mia fortuna di soldato? Il tempo lo dirà. Lascio la poesia per la prosa per una necessità di spirito, per un gesto d'orgoglio che non so reprimere. Il mio camion, che camminava traballante tra le asperità del deserto, era spesso soltanto un miraggio e i feriti abbandonati sulle piste della Libia. Sempre indimenticabile sa me quella notte del 1942, l'ultima che trascorsi nell'oasi di Bak Bak a sud di Sidi al-Bahrani. Viva Inghilterra! Viva il Commonwealth! Mi fa ridere Churchill. Ha detto, se io fossi un italiano, sarei dalla parte di Mussolini. Ma allora un cazzone anche lui. Mi fanno ridere gli inglesi. Bella forza. Loro hanno i mezzi. Loro prendono il tele alle 5. Loro puzzano di margarina. E io soltanto un camion per i feriti, per l'immondezza. Gli inglesi mi fanno ridere. Gli inglesi! Arrivano gli inglesi! Gli inglesi! Allarme! Gli inglesi! Allarme! 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 Avanti! Ognuno al proprio posto! Via! Via di torcia! Quanto volontà! Via, via, via! Capitano, gli inglesi avanzano! Chi? Gli inglesi! Oh, porca miseria, stavo sognando di proprio adesso! Punto! Io stramaledica gli inglesi! Capitano Beltrami, sei proprio curioso di vedere il caricatore della tua pistola. Ma quale caricatore? Ma che dici? Scommetto che ci manca un colpo. Ma io non ti capisco, scusa, sa? Classico gesto di autolesionismo. Forza, Beltrami, fuori la pagnotta. La pagnotta? Ma che stai dicendo? Sì, la pagnotta con la quale ti sei sparato il colpo al piede. Ma scusa, Leo, non penserai che io... Io non penso niente. Questa è una pallotta da calibro 9. È la pistola d'ordinanza in dotazione agli ufficiali dell'esercito italiano.
Ma io non lo so, io so che mi hanno sparato gli inglesi. Ah sì? E allora fatti curare da loro. Approntare il camion per l'evacuazione dei feriti. Non mi rovinare la carriera. Ascolta, Leone. Si corre il rischio di essere circondati, la posizione è troppo scoperta. Ma eccellenza, non possiamo abbandonare l'Osi. L'Osi va difesa fino all'ultimo uomo. Ma dobbiamo evacuare il comando di divisione. Urgente. Per poterne garantire la continuità. Ma non abbiamo mezzi. Due giorni fa sono stati consegnati tutti all'autoparco per la revisione motori, eccellenza. C'è il camion della sanità. Ha benzina? I serbatoi della sanità sono sempre pieni. Allora prendiamo il camion e ci spostiamo 20 chilometri a ovest. Ma il nostro fuoco non deve assolutamente diminuire. Vinceremo! Forza! Avanti, via! Sono il responsabile e non ve lo lascio senza un ordine di requisizione. Levati dai piedi! Sono in gioco cose più grosse, dei doveri burocratici, siamo in guerra! Firmatemi un ordine. L'ordine è che tu mi faccia raggiungere le posizioni prestabilite ad ogni costo! Spostati! Sì o no? Avanti a tutta forza! Volte per un soldato, il destino si presenta per farlo. Restare ferito da un pirata della strada e per giunta fascista vuol dire che la sorte ti è nemica e congiura contro la tua carriera. Sergio, rinuncia, faccia più. E andiamo, spegni, che fra un chilometro c'è la pompa di benzina. Lasciamo la costa, schifezze, camion. Dai, spegni, che se no te lascio qua te, date la fame. Attenti, potrebbe essere inglese. Non sparate, sono italiano! Parola d'ordine! Cretino! Oh, è dei nostri! Forza, caputo, rigosia, andiamo! Signor capitano? Ho una gamba spezzata, aiutatemi! Sono stati gli inglesi! E chi se no? Io li stranaridica! Forza, portamolo sul camion! E sbrigamosi che questo è ridotto male! E un medico fa sempre comodo. No, ma ci si chiuisse che l'inglese. Guarda un po' del cappello. Caro, piano che c'è pure una gamba rotta. Oh, guarda un po' le fermate. Andiamo, Tu rompere peggio le così. Piano. Allora, dov'è, signor capitano, che se ne torna a casa? Andiamo! La Libia, come è stato poi accertato, nascondeva sotto quella sabbia che noi volevamo trasformare in giardino d'Italia un mare di petrolio. E il nostro camion raggiunse la bianca Bengasi, spinto a braccia da soldati italiani pronti a tutto, benché nutriti soltanto di caffè, gallette e pasta in brodo. Più brodo che pasta. Promozione al merito di guerra sul campo al capitano Leone Umberto, del secondo reparto di sanità. Ufficiale medico attivissimo su tutto il fronte libico, mentre tentava di reperire mezzi idonei allo sgombero dei feriti, veniva affrontato da schiaccianti forze nemiche. Impavido affrontava l'impari combattimento. Ferito, inneggiava alla patria fascista e all'immancabile vittoria. Senza attendere la completa guarigione, chiedeva e otteneva di tornare al suo ospedale da campo. Esempio di attaccamento al dovere e di alto spirito umanitario e italico. Siti El Barrani, 30 agosto 1942. Altra notte passata in piedi.
Incomodi. Riposo! Oggi ci occuperemo dell'autolesionismo, e cioè della tendenza a procurarsi ferite, lesioni, malattie, allo scopo di evitare il combattimento o la vita militare in genere. L'autolesionismo è di tutti i tempi e si direbbe nato contemporaneamente all'eroismo. Anzi, a mio modesto parere, Muzio Scevola non si bruciò la mano per non aver colpito mortalmente il nemico, ma per farsi riformare e rientrare gloriosamente in Roma. E magari scopare pure le mogli dei legionari che combattevano il fronte. Attenzione, questi sono due sigari. A che cosa possono servire due sigari nell'ambito della vita militare? A fumare. Risposta stronza. Si ritenga consegnato per 3 giorni. A produrre stati febbrili. Lei non è stato interrogato. Prendo un bicchiere d'acqua, bagno i 2 sigari e me li pongo sotto le nude ascelle prima di addormentarmi. La mattina seguente mi alzerò con uno stato febbrile e marcherò visita allo scopo di farmi ricoverare all'ospedale onde evitare l'esercitazione o il combattimento. Come si scopre lo stato febbrile da sigaro? Non si scopre. Perciò se il soldato marca visita, l'ufficiale medico gli darà 5 giorni di prigione. Se però dopo i 5 giorni la febbre persiste, la colpa non può essere dei sigari e allora è dovere visitarlo attentamente. Se nel frattempo non è morto. Questo sistema di autolesionismo incruento ha infinite varianti, come per esempio quella di ingerire delle palline di carta assorbente affinché all'esame radiografico risultino ulcere, oppure di iniettarsi per endovenosa o per intramuscolare del latte magro, onde prodursi uno stato prolungato di prostrazione e di debilitazione. E passiamo al cruento. Qui abbiamo 2 pagnotte. Una sana, integra, e una con buco circondata da bruciature. Prego, fai passare questa pagnotta con bruciature. Signor, sì. Osservatela bene. Come ognuno di voi può constatare, il foro è provocato da una pistola con proiettile calibro 9. Il soldato che si ferisce durante un combattimento deve essere immediatamente deferito al tribunale militare. E cosa fa il soldato in chingardo? Prende la pagnotta e se la mette a pochi centimetri dal piede, all'altezza del metatarso. Poi prende la pistola e spara. La pallottola attraverserà il pane, lo scarpone e il piede, mentre invece la polvere rimarrà alla superficie del pane. E se al fronte distribuiscono gallette? Allora l'autolesionista è fregato. Il trucco consiste nel far credere il colpo partito da molto lontano, cioè dal nemico, mentre invece è sparato da pochi centimetri dal vigliacco, il quale non solo evita il combattimento, ma si assicura anche una pensione di guerra. Nella mia lunga carriera ho avuto modo di smascherare un numero indefinito di febbricitanti da sigaro. Avanti! Di scoprire centinaia di dita tagliate con la propria baionetta e addirittura delle ginocchia grattugiate come se fossero del parmigiano. Che c'è? Urge la sua presenza al raggruppamento bersaglieri. Il generale Pigna è grave. Di farle osservare che è già il 180° giro che stanno facendo. Possiamo andare in riposo, no? Vattene, io la butto per terra! Corri, abbattilo! Non ce la faccio più, nemmeno io! Accorre, via, via! Forza, muoverci! Fanfara, fanfara! Sotto, serrare! Allineati e coperti, su! All'Olimpia! Allineati! Una ginocchia! Una ginocchia! Via, via! Mortacci! Nessun segno di miglioramento. Indifferenza agli stimoli ambientali. Assenza, catatonia, immobilità assoluta.
E i fessi? Assenti totalmente, è bloccato là. E i bersaglieri come stanno? Resistono, ma soffrono. Hanno compiuto ora il 183° giro. Ma sono le ne? Signor no, sono reclute. Addestrate sui 10 giri mattutine dopo il caffè. Ho capito, andiamo. Comandi. Leone, aspetta. Scusami, Dan. Leone, mi raccomando, niente scene violente né camicia di forza davanti alla truppa. Stai tranquillo, ho avuto un'idea. Signor Generale, ho l'onore di comunicarle che Sua Maestà il Re d'Italia è affidato il comando di tutte le forze dell'Africa settentrionale, orientale e occidentale. L'ordine ha effetto immediato, come si legge in questo regio decreto. Aspettano soltanto il suo arrivo per scatenare la ritirata e l'imbarco. Mi dia. A che ora parte il convoglio? Oggi stesso. Si va con 7 belle. Colonna lì. Il morale delle truppe? Altissimo. Domandano soltanto di credere, obbedire e combattere. Cimitero? Ma è un'emorragia cerebrale, il tenente ha detto di andare pieno. E io sono il colonnello, di corsa, se no porti un cadavere in sala operatoria. Signor Z! Testicolo! Cosa c'è, la guerra? Signor no! E allora parla, uomo delle nevi. Che sei in ufficio comando? Chi? Un figon! Un figon che domanda da lui! Come sta? L'ho lasciato proprio in questo momento. Vuole avere assolutamente un colloquio col maresciallo Badoglio. Ma tu io so come. No, grazie. È già molto tardi. Anzi, sono venuta a riprendere mio marito. Scherzi? Ma capirà, ci attende il generale Luperini Spinola, non possiamo farlo attendere. All'una a tavola. È un uomo così preciso. Donna Lola, vostro marito in uno stato pietoso. Ma insomma, ma che cosa è successo di così strano? Stava annientando un battaglione di bersaglieri. Ma sono dei ragazzoni. Oddio, che spiacevole contrattempo. Il generale Luperini Spina la comprenderà. Mi scusi, colonnello, io non capisco cosa ha fatto mio marito di così grave. Ha fatto correre dei bersaglieri. E allora? Ma secondo me bisognerebbe degradare tutti quelli che li fanno andare ad agio o che li fermano. Capisco, capisco, la parola è molto dolorosa. Lo è anche per me. Ma non è assolutamente possibile dimettere il signor generale, anzi devo farlo ricoverare al reparto psichiatrico. Il manicomio? Nell'interesse dell'esercito. Ma non nel mio. Eppure credetemi, molti valorosi soldati hanno ritrovato laggiù il loro glorioso passato. Bene, vostro marito potrebbe esserne il capo spirituale. Ma no, no, ma figurarsi adesso. Al manicomio si portano i matti furiosi, quelli che gridano, ma lo sanno tutti che mio marito è un uomo silenzioso. Ha forse gridato? No, questo no. E allora? A meno che... A meno che, donna Lola? A meno che lei non stia tramando di far ricoverare mio marito. Così io, indifesa, soggiaccia al suo assalto virile. Ma è mostruoso quello che pensate. L'amore spesso è cattivo consigliere. Non per chi come me sa aspettare in silenzio. Scusa. Pronto. Agli ordini, generale Luperini Spinola. Mi dispiace, colonnello, ma questa volta il cicchietto se lo merita. Signor no. Signor sì. Ah, signor no. E allora lo dimetta immediatamente.
guardi che non mi assumo nessuna responsabilità. Ah, beh, in questo caso, se lei mi promette un ordine scritto, obbedisco, generale. Sono lieto di comunicarvi che ho avuto l'ordine di dimettere vostro marito. Lei è molto gentile, gliene sono grata. Mi permetterei un consiglio? A tavola, evitate di parlare di elezioni, può essere pericoloso. Sì, d'accordo, ma non drammatizziamo adesso. Potrò incontrarvi? Gradirò le sue rose. È già qualche cosa. Colonnello, che peccato. Lei sarebbe stato un ottimo ginecologo. Ha delle mani piccolissime. Ammazza quanto ti puzza il fiato. Insufflate, insufflate con forza, su. Via, ora seconda posizione. Respirazione artificiale. Le braccia sollevando forte all'altezza della testa. Via. Uno. Due. Alzi, premere. Premere contro il petto. Terza posizione. Tronco sollevato. Fuori la lingua, fuori. Senza paura, fuori quella lingua. Oh! Cosa hai da gridare, pezza sega? Sono comandante. Colonnello Beltrame vuole parlarle. Continua tu l'esercitazione. Signor sì. Continuiamo con gli esercizi di respirazione. Profeta di Shavuot, armadillo tuo qual sempre fu dolce per dirvi disgrazie. Che c'è? Lascia stare lì, siamo in un grosso guaio. Parla. Generale Pigna. Non mi direi che è tornato alla caserma dei Bersaglieri. No, è morto, si è ucciso. Madonna del Carmine. Un'ora fa, colpo di pistola alla tempia. C'era l'aspettanza. L'avevo detto io che bisognava trattenerlo qui. Leone, lo sappiamo soltanto io e te, donna Lola. Ufficialmente il generale Pigna potrebbe essere ancora vivo. Certo. Allora lo si conduca d'urgenza con mezzi propri al maneggio. Il morto. Fingendo che sia vivo. Con bara o senza? È elementare, no? Se fosse morto, con. Ma dato che è ancora vivo, senza. Di morte. Generale di divisione Arturo Pigna fu benito. Deceduto durante un'esercitazione bellica a seguito di caduta da cavallo in località Maneggio di Pratolungo in Firenze. Ceduto dignitosamente da vero soldato, anche se in tempo di pace. Presto, a casa Pigna. Sol chi non lascia eredità d'affetti, poca gioia dell'urna, dice bene il fosco. No, no, nemmeno là Arturo potrà essere felice. L'hai inteso come al di là di te voi? Come faccio a dirlo? Quasi mi vergogno. Ma se non lo dico a lei che ha fatto tanto per me, se non lo dico a lei, a chi lo dico? Sono ancora vergine. Non sono nemmeno una vedova. Sono solo una zitella. Forse il dolore vi fa dire delle cose insensate. Anche ai fini pensionistici. Lui avrebbe voluto, ma poi non faceva niente di niente. Assolutamente. Sì, io gli dicevo, Arturo, prova, insisti. Ma sai invece cosa mi rispondeva lui? No, siamo in guerra e durante la guerra certe cose non si fanno.
Pensa ai soldati. Io arrivavo persino ad assecondarlo, gli dicevo Arturo. Ma i soldati giovani sono. Hanno tempo. Se vivono. Come parlare a un muro. E io sopportavo tutto. In silenzio. Per noi donne del sud, la vita amorosa è segreto militare. Io restavo zitta. Ma ora, ora lui non ci sta più. A che cosa serve tacere? Ma vostro marito, durante il sonno, parlava, si agitava, urlava. No, 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 dormiva come un bambino. Beato lui. La colpa è di Badoglio. Sì, fu lui che nel 1943 disse la guerra continua. E mio marito sulla parola lo prese. Almeno qualcuno in alto avesse detto la guerra finita e occupatevi delle mogli, dei figli e recuperate il tempo perduto. E io forse ora non sarei né vedova né vergine, ma sposa felice. Perché lui vivo sarebbe vicino a me. Sì, sì, io gli dicevo Arturo, Arturo bello, io ti giuro che è finita. Ma lui scuoteva il capo e a me non mi voleva credere. Mi trattava come un soldato semplice, mi trattava. Era bello, era tutto bene, mi piaceva. Scusate, donna Lola, ma non avete sposato un uomo un po' troppo avanti nell'età? Era valoroso, d'accordo, ma vecchio. Perché? L'uomo in divisa non invecchia mai. Lo sanno tutti, colonnello. E io sono giovane, ansiosa di conoscere. Ne ho fatti di bagni freddi, i reumatismi presi. Bevete, vi farà bene. No. Voi temete l'anfetaminico, eh? Io vi desidero, è da molto tempo, ma se avverrà, avverrà consensualmente. E allora, credetemi, sarò un bazooka. Vedete, vedete, vi fa bene. Grazie. Ma che ha ora? È preoccupato per questa mattina? No, una volta tanto sto pensando a me stesso. Alla mia infelicità. Oh, Madonna Santa. Non avrà mica anche lei dei problemi, come mio povero Arturo. No, state tranquilla. Ah. Beh, non ho più 20 anni, ma... Mi ricordo, la prima volta fu... 30 anni fa. Presso poco. A Guadalajara, in Spagna. Il suo nome era un urlo, Carmen. Quella donna tra le gambe aveva una tigre reale, scusate l'espressione, ma... Il ricordo di lei è lancinante. Bene, Carmen avrebbe potuto fare di me uno schiavo. Sì, perché io mi realizzo pienamente soltanto quando posso servire. Ecco perché durante le battaglie, al fronte, ho speso gran parte della mia virilità, della mia sessualità. Se d'ora ciò che ne resta, dovrei donarlo a voi. Soltanto voi, donna Lola. Sì, ma quanto ne resta? Abbastanza. Ritorneremo sull'argomento. Che vi diceva? Cancro. Se ne accorgerà nel pisciare. Continuate con le altre analisi. Ma il colonnello ha preso la cartella clinica di Cicuta e il cancro c'è la d'Agata. Qui succede un casotto. Bisogna avvertirlo. Ci vai tu? Io non ci vado. Chi me lo fa fare? Quello poi se la prende con me. Ci vai tu? Non ci penso proprio. Meloni. Ah, allora chi ci va? Qualcuno ci deve pure andare. Rosi, ci vai tu che sei di servizio. Febbre oggi? 38,5. E la diarrea? Continua. Vada, vada a fare 2 passi in giardino. Con prudenza, eh? Tenente Cicuta? Sì, sì. Vuole una sigaretta? Veramente lei me l'ha proibito. Fumi, fumi, fumi. Grazie. Le fa bene. Spero, tenente, che lei sappia comportarsi davvero soldato. Io sono dell'opinione che a un soldato, un ufficiale, è sempre meglio dire la verità, anche se mortale. Lei è d'accordo? E signor no. E signor sì. Lei ha un tumore alla vescica. È questione di mesi. Perciò vado pure tranquillamente a casa
a godersi, diciamo così, la vita. Ma è sicuro? L'analisi parla chiaro. Le do 2 mesi di licenza, contenta? Su, su, non se la prenda. Beh, certo, era più eroico cadere sotto il piombo nemico, ma che ci vuol fare? Da 30 anni di nemici non ne abbiamo più. Signor colonnello, non è giusto. Non è giusto che il cancro condanni me e lasci in vita un criminale come lei. Un grandissimo figlio di mignotta, un tagliatore, un macellaio. La scuso soltanto perché lei non fa più parte dell'esercito. Me caghi il cazzo ormai. Signor colonnello. Che c'è? C'è stato un equivoco, ma non sono stato mica io. Hanno scambiato le analisi di D'Agata con quelle del Cicuta. È D'Agata che ha il cancro. Poi facciamo i conti. Signor, sì. Tenente, le do una bella notizia. Lei ha la sifilide e in tale compagnia la spedisco al tribunale militare. Piantone! Chiamare il maggiore Poli! Avanti. Comandi, signor colonnello. Ho l'ordine, ma non il piacere di comunicarle che in data odierna lei è stato promosso tenente colonnello. Congratulazioni. Grazie, signor colonnello. Non c'è altro. Comandi. Macellaio. No, non sparai. L'8 settembre del 1943, quando dalla finestra dell'ospedale militare di Chieti, sulla via di Pescara, vidi comparire il nuovo nemico. Con il suo seguito fuggiva oppure raggiungeva il suo posto di combattimento in mezzo ai soldati. Erano giorni in cui era difficile stabilire chi scappava e chi compiva il proprio dovere. Maggiore! Comandi! Lei è medico? Signor, sì. Salva, il comando supremo può aver bisogno di lei. Grazie, ma la bandiera non entra. Deve entrare, è un ordine. Ma dove andiamo? A Pescara. E se ci sono i tedeschi? Se ci fossero loro, non ci andremmo noi. L'imbarco ad Ottona, in provincia di Pescara, fu tumultuoso. Molti furono gli altri ufficiali che rimasero a terra per mancanza di posto. Ma io, quale ufficiale medico, ebbi ordine di imbarcarmi per primo. La corte reale non potevo fuggire senza dottore. Maestà, fa freddo, preservatevi. Chiamate il comando marina e informatevi se nell'Adriatico sono stati avvistati sottomarini tedeschi. Maestà, il comando marina non risponde. Impossibile,
Insistete? Maestà, non possiamo rischiare di segnalare la nostra presenza a tedeschi. Allora non insistete. Agli ordini, maestà. Vigliacchi! Vigliacchi! Scappiamo come pecore! Come topi che saltano dalla nave che affonda! Siamo tutti vigliacchi! 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 Sì o no? Riposo! Il re è un fifone! E anche suo figlio! I tedeschi! I tedeschi! Sparategli! Ammazzateli tutti! Ma chi spara? Non spara nessuno! No! Il re non spara! Il re scappa! Scappano tutti! Vogliamo la Repubblica! La democrazia! Vogliamo la pace! L'epurazione! Le elezioni! La guerra è stata una cazzata! Abbassi il re! Mandate in casa di cura il principe! Basta! Basta! Viva la Repubblica! Scenda di lì e si qualifichi! Maggiore medico Umberto Leone. Ripeta quello che ha detto. Maggiore medico Umberto Leone? No, le infamie che ha detto contro la monarchia. Io? Sì, lei. Ma io stavo in barca, dormivo. Ah. Soltanto i matti parlano quando dormono. E io sono sano di mente e di corpo. Lei mente. Ma lo pagherà cara, forse con la vita. Risponderà di sovversione davanti al tribunale militare, vile repubblicano. Vada dall'ufficiale di servizio e si faccia mettere i ferri per ordine mio. E si abbottoni la giubba. Si allacci la camicia. Metta il cinturone. Non siamo all'osteria. Sua maestà la regina ha bisogno subito di un medico. Se lo cerchi. L'ho trovato, è lui. Questo non è più un ufficiale medico, è un ufficiale sotto processo. Ma è l'unico medico presente a bordo. Allora vada, e guai a lei se sua maestà continuerà a soffrire. Si ricordi che ha giurato fedeltà al re? Agli ordini. Conosci i sintomi del male? Sì, pare che stia vomitando, e c'ha pure la diarrea. La regina? Eh già. Chi l'avrebbe mai detto? Restai tutta la notte accanto alla regina, donna soave, ma di origine montanara, poco avvezza alla vita di mare. Suo maestro re dormì invece nella cabina accanto, imitando il principe di Condé. Ma quella notte, a bordo della baionetta, nemmeno il generale Ciccolo, mio sfortunato accusatore, dormì. Quando arrivammo a Brindisi, sua maestà la regina mi fece dono di una sua fotografia con dedica. Per la prima volta mi sentivo orgoglioso di lasciare la medicina animale per quella umana. La promozione a tenente colonnello mi arrivò a Bari, capitale provvisoria dell'Italia liberata. Il palazzo del governo era sistemato in una scuola elementare, quasi che i ministri e i governanti dovessero cominciare dall'apprendimento dell'alfabeto. Io ero responsabile della salute di tutti i membri, con rispetto parlando, del governo. Maggiore Leone. Tenente colonnello, signor generale. E da quando? Promosso in data di Emma. Quando si promuove chi dovrebbe essere senz'altro degradato, è logico che la plebe gridi abbasso il re. Leone, Leone, lei dovrebbe avere almeno il buon senso di dormire imbavagliato. Signor sì. Io l'avrei fatto fucilare. Viva il re! Viva il re! Quella fu l'ultima volta che inneggiai a sua maestà. Qualche anno dopo, infatti, giuravo senza esitazione fedeltà alla Repubblica. Ma quella stessa notte sognai che in ginocchio chiedevo perdono alla regina e che ella mi baciava sulla bocca perdonandomi. Che me ne pare? E non è finito, Questo mio lavoro fra memoria e letteratura potrebbe arricchirsi di episodi ancora più scottanti. Però certe volte sono preso da rimorso e mi dico, è giusto o non è giusto che io riveli l'altra faccia, quella faccia che noi militari dovremmo sempre tenere nascosta per un interesse superiore. Però i ricordi, le amarezze bruciano, soprattutto quando si è patito un'ingiustizia, allora vorrei sparare a zero su tutto. Ma non so che faccio, continuo strappo. Palle sono, ma se ne fotta. Scriva tutto, parli, parliamo e basta con il senso del dovere. Io per conto mio sono stufa. E anche lei. Siamo qui come se tutto il mondo ci spiasse. E invece siamo soli. Soli. E non dobbiamo rendere conto a nessuno. E dobbiamo fare quello che ci pare. Spy.
pari a zero contro l'ipocrisia. Ma che fate? Vi spogliate? Sì, nuda. Mi spoglio, nuda! Io non ho neanche portato i giornali. Meglio. Basta con questa commedia per bene. Sono stufa di fare la vedova inconsolabile e di vedere lei nella parte del corteggiatore che non osa allungare le mani. E basta. Comportiamoci da soldati. E questo è il momento. Faccia il caporal maggiore. Avanti. Mi tratti come un armato, oppure mi dichiari guerra. Mi consideri sua nemica. Spari su di me, mi ferisca, mi buchi. No, nemmeno io sono una fortezza inespugnabile. Sono una donna giovane che vuole, desidera, spera, sospira. Mi chiami Carmen, se l'aiuta. Ma mi attacchi. Sì, sì, avanti, prenda posizione. Sono pronto. Sì, sì, non bello. Ah, il menisco! Non è niente. Ai! Sì. Ecco. Arriva. Sì, sì. Oh, via questa roba. Sì, sì, via tutto. Ai, no, Lina, non sento niente. L'indirizzo io. Più giù. Sì. Più giù. Non indugi. Mi faccio ballare. Mi faccio ballare al flamenco. Non sono più Lola. Non sono più Lola. Sono Carmen. Carmen. Provi. Mi chiami Carmen. Ma come? E io? Comandi, signor colonnello. Vieni, vieni avanti, caro. Vai dal fiorista di via Tornabuoni, compera 100 rose rosse, le più belle di Firenze, e consegnale questo indirizzo, vai. Signor, sì. Cerca di farmi questa commissione in meno di mezz'ora, se ti vuoi guadagnare 15 giorni di licenza premio. Signor, sì. Come va la macelleria, colonnello Poli? Si taglia e si cuce, comandante. Oggi gli allievi mangiano brodo, carne e formaggio. Ah, no, niente brodo. Pasta asciutta e spezzatino. Signor, sì. Io Poli, sei sposato? Signor, fidanzato? Signor, no. No, dico, va, la figa ti piace. Ah, sì, sì. Non sei mica buco, eh? No. Bravo. Signor colonnello? Sì? Ci comunicano dal comando territoriale che c'è un'ulcera perforante che bisogna operare subito, altrimenti... Soldato, sottufficiale, ufficiale? Si tratta del generale Beltrami. Come? Generale Beltrami. Io conosco soltanto un colonnello Beltrami. Signor, no, il fonogramma dice generale Beltrami. Fai vedere. Porca me. Hanno promosso anche lui. E a mia insaputa. Chiami il tenente colonnello Poli, che lo scanni lui. Perché se mi capita tra le mani, io gli strappo le budella, per Dio. Signori ufficiali, attenti. 3 chirurghi più 2 assistenti, signor generale. Riposo, grazie. Riposo. Marinieri pronti a sollevare? Sollevare. Depurre. Via, marinieri. Lenzuolino. Taglia lei, colonnello. Sì o sì? Ma lei non insegna anatomia, sezionamento cadaveri? Sì o sì, ho anche operato su vivo. Circa 20 interventi. Quanti? Sterili, sterili. Ma Leone? Lo so io perché non è venuto. Non gli va giù la mia promozione generale. Come dice? No, niente, niente. Effettivamente non si sentiva abbastanza neutrale. Ma lei faccia il suo dovere. Sir, sì. Cocker. Adagio. Via qui. Ti stai cagando addosso, eh? Ciao. Leone, abbassati. Non mi ammazzare. Se resto vivo... Ti giuro su mio figlio che faccio l'impossibile per farti avere la promozione entro l'anno. Grazie, sei fortunato. Oggi è il giorno più bello della mia vita. Mi sono fidanzato, devi tutto a Lola Pigna. Ah, sì? Ti salverò, cagone.
maschera. Sei molto gentile. Alle 5 della sera, proprio come in un verso di Garcia Lorca, un aereo ci depositò nell'isola in cui nome e ubicazione non posso rivelare, perché è coperto ancora oggi dal segreto militare. Così come non posso riferire il mese, l'anno e il giorno. In compenso, posso riferire che erano con me l'allora tenente colonnello Beltrami, il tenente Mancini, psichiatra, e un gruppo di sottufficiali e di militari di truppa. Perché avessero scelto proprio me, ufficiale medico, a svolgere una missione così misteriosa e delicata, proprio non so immaginare. Forse si doveva medicare qualcosa. Ah, e questo sarebbe un manicomio, eh? Beh, questo manicomio sembra un campo di concentramento. Un lager è uguale a un manicomio, e un manicomio molte volte è uguale a un lager. Per fortuna che è vuoto. Ancora per poco. In quale località ci troviamo? Non lo so, e anche se lo sapessi non glielo direi. I soldati faranno delle domande. Vorranno almeno un indirizzo postale. Nessun indirizzo. Questa località ufficialmente non esiste. Ma senza posta, il morale delle truppe va a terra. Lei sta dimostrando di non avere nessuna fiducia nei suoi superiori e rivela scarsa attitudine militare. Lo sa qual è il suo compito qui? Sovraintendere alla cucina. Quindi vada e faccia presto. Ci sono 1000 coperti in arrivo. Ma io faccio lo psichiatra, non il capo cuciniere. Si figuri io che faccio il medico chirurgo. Vada, vada, vada. Ma chi ha scritto? Che guardi me, che ne so. Ah, cominciamo bene. Via, via. Allora, vediamo un po' dove possiamo collocare questi nostri graditi ospiti. All'alloggio numero 1 ci mettiamo i comunisti. 1. E tuo fratello dove lo mettiamo? Sarà il primo. Non fare lo spiritoso. Mio fratello lo metteremo con gli anarchici. Io stramaledico, al 2. E al numero 3 ci mettiamo i cattolici di sinistra, allora. Sì, li mettiamo insieme ai repubblicani, tanto quelli sono pochi, ci stanno. Scusa, i neofascisti dove li mettiamo? Beltrami, sveglia, sveglia. Ma tu come credi che andrà a finire questa faccenda? Io non ci vedo mica tanto chiaro, sai, Leone. Come si vede che non conosci bene il nostro paese. Se riesce, incastriamo certi rompicoglioni, li facciamo passare per matti e otteniamo anche benemerenza. Se va male, beh, c'è sempre il segreto militare. Ah, però, mica ci avevo pensato. Senti, meglio di andare a dormire perché domani forse arriveranno i primi. Scommetto che i primi saranno i comunisti, come nel controsegno delle liste elettorali. Sono sempre i primi. Scommessa vinta, ma facile. Allerta! Allerta! Principe va a un colpo di Stato all'insaputa del governo! O chi lo sa? Togliete i comunisti dai letti di contenzione! Ma che succede? Che dici? Restituiteli al Parlamento! Fermatevi! Laborato fascista, non mi scappo. E dove scappiamo? Cittadini! Ti tengo a mano il mio capo ufficio, mi è pure un comunista. Io non voglio passare. Io sono un veterinario! Non sono un cancelliere! Oddio, troppi generali. Troppi generali. Leone. 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 Qui invece dei sovversivi arrivano i carabinieri, se non stai zitto. Chi? I carabinieri. Su, forza, sveglia. Sveglia. Ma insomma, che dicevo? Io perfino ho paura di ripeterlo. Ti hanno sentito tutti. Giura che dici la verità. Ma come, urlavi come un matto. Era scissione. Il mio maledetto subconscio che spara a zero. Che ci posso fare? Ma senti, quando tu sogni, urli sempre così? Purtroppo sì. Sono più di 20 anni che soffro di questo sdoppiamento. Ma io devo ricomporre questa mia scissione con la forza di volontà, alla faccia di Freud. Devo essere quando dormo ciò che sono da sveglio, a costo di dormire in piedi come un cavallo. Non mi posso giocare la carriera in un momento come questo. No, guarda che sei per me non ho sentito niente. Senti, Leo, tu sai che è prossimo il mio avanzamento di grado. Chiedimi ciò che vuoi. Dovresti dimenticare qualcosa che mi riguarda. Ho capito. Sì, di Barbani. La pallottola al piede, compagnotto. Esatto, grazie. Salve. Ma guai a te se mi passi di un grado. Passavano i giorni senza avvenimenti, senza notizie, senza ordini, nell'incertezza ogni giorno più angosciosa. I soldati soffrivano la noia e la nostalgia, senza posta da casa. Senza donne, all'oscuro di tutto. Sprecavano le ore di libera uscita in giochi inutili,
in chiacchiere interminabili, in masturbazioni. Di un po', tu sai giocare a briscola? Eh? No. Ti insegno io, così passiamo il tempo. Ma come, siamo in attesa dell'ora X e tu mi parli di briscola? Andiamo, siamo seri. Sì, ma devi ammettere che è un bel rompimento di palle. Ma lo sai cosa ho segnato stanotte? Senti, non mi parlare di sogni, per favore. No, ho segnato che ti mandavano a casa. Signor colonnello, messaggio cifrato urgente. Butta giù il bicchiere, eh? Oh, ci siamo. Fai suonare la ritirata adunata, subito. Tenente Soliano, ritirate adunata, svelti! Oh, l'orologio d'armato va avanti di due ore, di mortacci. Non ormai non lasci, no? Muoversi, muoversi, di corsa! Attenti! Si rientra subito alle basi. Su, presto, la svelta, pronti per andare. Tenente, Dio, rompete le righe. Abbiamo scappata bella. Che succede? Niente, tutto rimandato ad altra da destinarsi. Peccato, avrei rivisto volentieri mio fratello qui. Tu torna dai tuoi bersaglieri che io torno dai miei malati. Dopo qualche settimana mi arrivò in motocicletta all'ospedale militare di Napoli la sospirata promozione a colonnello. Da allora la mia vita è ferma, come se fossi stato chiuso in un frigorifero, assieme alle mie memorie, le mie ambizioni e il mio futuro. Signor colonnello, la prego di seguirmi. La piacere. Colonnello.
colonnello medico Umberto Leone, comandante scuola superiore di sanità. Agli ordini. Venga avanti. Riposo. Preferisce stare in piedi o sedersi? In piedi, grazie. Abbiamo letto il suo libro. Lei ha delle brillanti qualità letterarie. L'esercito ha spesso avuto grandi scrittori, veda Giulio Cesare. Complimenti, colonnello. Ma se la letteratura è fantasia, la vita militare è silenzio. Chi scrive parla, e il soldato è uso obbedir tacendo e tacere obbedendo. Africa 1942. Dove si trovava nell'agosto del 42? A Sidi El Barrani, ospedale del campo 118. Impossibile. Sidi El Barrani era in mano nemica. Che cosa ha da dire a sua discolpa? Niente. Io ho scritto la pura verità. A Sidi El Barrani fui preso prigioniero con tutto il mio battaglione nell'agosto del 42, soverchiato da ingenti forze nemiche. Lei è stato fatto prigioniero? Signor, no. Dunque, lei non c'era? C'era. Sidi El Barrani venne occupata 3 giorni dopo i fatti da me narrati. Di questo sono più che certo. Forse il signor generale non ricorda molto bene. Allora lei pensa che io mi sbagli o che menta? Io ho una memoria di ferro. Anche noi. Evidentemente lei intende sfidarci. No, io sfido la storia. Colonnello Leone, è sicuro di non aver sognato tutto? Di non avere per caso confuso il sogno con la realtà? Rifletta bene prima di rispondere. Signor generale, quando io scrivo sono sveglio. Di questo sono ben sicuro. Da un punto di vista medico il caso è comune. Variabile con 3 mesi di licenza. La ringrazio dell'offerta. Vuol dire che lo considererò una licenza matrimoniale, già che io sto... Colonnello Leone. Colonnello, mi sembra che lei sia stanco, esaurito. Io le consiglierei, nell'interesse suo e della sua futura sposa, di curarsi prima di... Effettivamente... Nel suo libro o memoriale ci sono pagine che non si possono spiegare che sotto l'influenza di un'enorme depressione nervosa. Se lo lasci dire. Io sono abituato a prendere però colato tutto ciò che dicono i miei superiori, ma... Bravo, Leone! Così parla un vero soldato. Durante i dolorosi giorni dell'armistizio, nel settembre del 1943. Come risulta del mio romanzo, ero a bordo da corvetta a baionetta, al seguito di Sua Maestà e dello Stato Maggiore a completo. Impossibile. Nella lista dei partecipanti a quel viaggio, lei non figura. Ma, eppure io c'ero. Ho curato personalmente la regina di mal di mare e di un'acuta forma di arrotica. Lei cita dei morti, e i morti non possono testimoniare. A parte il fatto che viola il segreto medico e il giuramento di Ippocrate. Vi posso assicurare che io c'ero. Il generale Cicco... Morto! Bisogna che si convinca che lei era altrove. E dove? Al nord. Coi fascisti. A Salò. Eh no! Sì o no? A Salò no! Si calmi, la prego. Io ero a Bari. Colonnello Leone, come ci sarebbe arrivato da Chieti a Bari... se dai documenti di bordo non risulta imbarcato sulla nave del re? Strappare. No. Leone, rifletta bene e non si ostini contro il suo stesso interesse in un momento così delicato per la sua carriera. La commissione di avanzamento, proprio in questi giorni, sta benevolmente considerando l'eventualità di una sua promozione a generale. Vede, Leone, lei ha la statura di un condottiero, ma la mentalità di un furiere. Faccia un salto qualitativo. Scelga un destino superiore. Risponderò citando le nobili parole del generale Galdusea. Nessun ufficiale può rifiutare la responsabilità del grado.
Il soldato che agisce senza ambizione rifiuta di servire l'esercito. E io, prima di essere uno scrittore, voglio essere un soldato. Quindi, mentre escludo, e sì perché lo escludo, di essere stato Salò, ammetto, anzi confermo, di essermi recato a Bari con mezzi personali. Così parla un uomo sano di mente. Non abbiamo mai dubitato del suo alto senso del dovere. Signori generali, devo fare un'importante dichiarazione. Contrariamente a quanto scritto nel mio libro, non sono mai stato in un campo di concentramento. Mai. Ne conosco località segrete, mai viste in vita mia. E no, lei ha comandato un campo di concentramento. Gliel'ho ordinato io stesso. E non basta. Da un rapporto del nostro servizio informazioni risulta che nella notte allora tenente colonnello Leone urlava parole immonde contro l'esercito, contro di me, contro di voi. Insomma, non merita il grado di generale. Ma che dice, che dice? Lei maneggia generale. Ma allora anche lei è esaurito. Sicuri per Dio. Ma cosa abbiamo, tutto l'esercito ammalato? Penso che abbia ragione. Mi curerò. Perciò, tutto quanto scritto nel terzo capitolo, scusate, non è mai accaduto. Non poteva accadere, non accadrà mai. Naturalmente quello che rimane, penso, potrà essere pubblicato. Oh, certamente. E saremo riconoscenti se ce ne manderà una copia con dedica. Sarà fatto, grazie. Ascolti, Leone. Mi dia retta. Si decida a laurearsi in medicina e chirurgia. Signor generale, ma lei crede proprio che l'esercito mi avrebbe fatto amputare decine di gambe, asportare ulcere, ernie, appendici, estrarre migliaia di proiettili nemici dalle carni dei nostri soldati se io non fossi un medico chirurgo? E in effetti è impossibile. E io le do completamente ragione. Agli ordini. Grazie a Dio anche questo è fatto. Hai la faccia stanca. Sì? Dovresti fare una bella dormita. Lo so. Più che dormire però, vorrei stare 3 giorni e 3 notti disteso sul letto. Ma sai come si dice disteso? Sì. Orizzontale. Giusto, perché oltretutto a cuore di stare in piedi, ti sono venuti i piedi piatti. Ah? Non è carino. In fondo non siamo ancora marito e moglie. Fino al 24 maggio siamo ancora amanti. Gli amanti non dormono. Stai tranquilla. Continua. Lola. Oh no, anche lui.